Innanzitutto ciao, oggi siamo qui con Emanuele di Wreck Your Trip, blogger, ma oltre alla vena, diciamo così, da scrittore, tu hai una vena molto tecnica. E quindi oggi esatto, e quindi oggi ci racconti di uno strumento che può essere utile per il blogger, che è SEO Zoom. Allora, innanzitutto che cos'è? Beh, è un tool che permette di gestire aspetti tecnici sul blog per andare a scrivere degli articoli che siano abbastanza ottimizzati, e oltre a quello serve anche per capire com'è l'andamento del blog, per capire se stiamo andando nella giusta direzione o invece bisogna fare degli accorgimenti per migliorare il nostro posizionamento. Esatto, perché un blog non basta aprirlo, ma poi bisogna anche monitorarlo. Assolutamente sì, bisogna monitorarlo, bisogna capire cosa va, cosa non va e cercare di mettere a posto le cose che non vanno. Mi spieghi come funziona SEO Zoom? Ah, SEO Zoom è un tool italiano che va molto molto bene per il mercato italiano, mentre invece per chiavi inglesi non viene utilizzato un po' per ora, insomma. E praticamente permette di fare un'analisi sul dominio e fare un'analisi su altri domini, quindi si può fare un'analisi sul proprio sito o anche su degli eventuali competitor. La caratteristica principale di SEO Zoom è che ti permette di andare a fare una ricerca abbastanza mirata delle parole chiave, un po' come succedeva con Google AdWords, che ti permetteva di, con il planner, ti permetteva di vedere il volume delle ricerche. Ecco, allo stesso modo se non fa la stessa cosa, però mentre rispetto al planner di Google, che è diventato a fascia, quindi ti permette di vedere da ti dice magari una chiave che ha un numero di visualizzazioni di query da 10 a 100, invece su Zoom è un attimino più analitico. Questo perché quando si scrive un articolo bisogna andare a capire come strutturarlo e su quali parole chiave andare più o meno a costruire tutto il contenuto dell'articolo, quali sono magari le parole chiave annesse a quella principale o quelle che hanno lo stesso, diciamo, viene chiamato search intent, ovvero lo stesso panorama di richieste o panorama di risposte che l'utente vorrebbe ricevere mettendo quella query. Un'altra cosa importantissima di SEO Zoom è che ti permette di vedere anche i backlink dei siti, e è molto puntuale soprattutto sui backlink nuovi, quindi si riesce a capire bene quali sono i link di una buona qualità, si riesce a capire bene da che settore provengono e quindi andare a analizzare bene il proprio dominio o anche il dominio di altre persone, di altri competitor. Senti, per un blogger che ha appena iniziato o per uno poco tecnologico, diciamo così, riusciresti, senza, adesso non abbiamo ahimè davanti lo strumento, ma riusciresti a dirmi proprio i consigli per usarlo al meglio? Quindi per un blogger, pensa, diciamo così, a un blogger che ha un blog da poco. Ok, innanzitutto bisogna avere un pochettino di basi per riuscire a capire come utilizzarlo al meglio, perché se non si hanno le basi si rischia di andare a sottovalutare certe dinamiche o certe funzionalità che lo strumento permette di dare. Quindi una base di SEO, quindi comunque una base di indicizzazione di come funziona Google, bisogna averla. E partendo dal presupposto che ci siano queste basi, la caratteristica principale o quella che viene maggiormente utilizzata è quella della ricerca di parole chiave, quindi se si vuole scrivere un articolo, nel caso nostro, che siamo detto per volere magari su una determinata città, cominciamo a capire, innanzitutto ci facciamo una domanda noi su quello che vorremmo, perché ognuno ha la sua capacità di scrivere un articolo, ha la sua caratteristica. Nel mio caso, per esempio, sono articoli più informativi e quindi mi aspetto di ricevere delle risposte, per esempio cosa vedere in quel dato luogo o quando o dove mandare in quel determinato luogo. Quindi io andrò a fare una ricerca di queste parole chiave e andare a vedere più o meno qual è il volume di queste ricerche. Mi faccio una bella tabellina su quelle che sono le parole chiave da utilizzare e in base a queste parole chiave scrivo l'articolo. Logicamente l'articolo deve essere personale, non è che deve essere scritto solamente sulle parole chiave. Bisogna fare un buon mix, cioè bisogna fare un mix tra quelle che sono le parti tecniche ma anche le parti emozionali, per scrivere un articolo che non sia solamente fruibile soltanto per Google ma anche per l'utente finale, quindi la user experience sempre. Perfetto, quindi questa, diciamo così, è la sua prima funzione. Io voglio scrivere un articolo e quindi prima di scriverlo vado a capire quali possono essere le parole chiave per cui poi mi troveranno. Tra l'altro c'è una funzionalità importantissima che hanno implementato da poco e secondo me è utilissima, soprattutto per chi magari non riesce a muoversi bene all'interno del Google Tool. C'è una parte che si chiama Keyword Infinity, che ti permette di inserire una sola parola, quindi non so, la
città, ok, la città, e lui ti dà tutta una serie di parole legate a questa città, andare a vedere, oppure anche un monumento legato al nome della città, e ti dà il panorama sulla delle parole. Ovviamente con un'altra cosa interessante del tool è che ti permette di vedere per la parola chiave che hai inserito qual è la sua difficoltà, che viene chiamata Keyword Difficulty, e praticamente in base alla difficoltà della parola riesci a capire quanto può essere difficile posizionarsi per quella parola. Perfetto. E invece per quanto riguarda i link, sempre parlando a un blogger che ha appena iniziato, quindi tu prima hai parlato di backlink, di qualità, piuttosto che provi a spiegarmi meglio l'utilità di questo tool per i backlink. Diciamo che per un blog nuovo la funzionalità del backlink va un po' in secondo piano, perché entriamo in un lato di off page, quindi bisognerebbe andare a capire altre dinamiche, come possono essere altri tool come HRFS, piuttosto che Majestic, piuttosto che Moz, che messe assieme a SEOZoom ti permettono di capire come andare a lavorare sui link in entrata. Perché una cosa importante per il funzionamento di un proprio progetto, di un proprio sito, è che qualcuno ti linki, perché logicamente internet è fondato sui link. Partendo dal presupposto che ci siano anche queste basi, la cosa interessante di SEOZoom è che ti permette di associarsi al settore. Quindi quando facciamo un'analisi sul nostro sito o su un altro sito che potrebbe linkarci, andiamo a verificare quello che è il settore del sito linkante, che è molto importante perché nel caso mio, il turismo, se il sito che mi linka è turistico o il sito di cui voglio il link è turistico, è fortemente a tema e quindi incide molto di più che un link proveniente da un sito che non è a tema turistico. Io ti ringrazio innanzitutto, mi viene da dire che un leitmotiv di questi video, ma anche del tuo intervento, è che per un travel blogger serve studiare. Sì, bisogna studiare, come in tutte le cose, tra l'altro. Come in tutte se vogliamo farle bene, per forza. Esatto, e per chi ti cerca, come ti trova? Ci dai un po' di riferimenti? Per quanto riguarda il mio blog, esatto. Mi trova su recurtip.com, quindi recurtip.com, e trova lì, trova i miei articoli e spero che gli piacciono e lo aiutino a trovare delle giuste esperienze di viaggio, magari emulando le mie o magari, perché no, consigliando qualcosa che non ho ancora fatto io, magari possono anche scrivermi qualche commento e vedrò di rispondere se hanno bisogno. Grazie mille. Grazie a te. Ciao.